voi avete visto il film. Allora, il personaggio di Edna, che era già nel primo Incredibili 14 anni fa, è un personaggio secondario, infatti è l'unico del film che non ha superpotere, perché tutti hanno superpotere, sono tutti superpotere, lei no. E dunque il personaggio è secondario, però è importante perché è lei che rifà il look ai supereroi, insomma le veste. È un personaggio un po' ispirato a queste tipe che esistono nel mondo della moda, tipo Anna Wintour, queste signore un po' prepotente che sanno tutto meglio di tutti, non sopportano la contraddizione, insomma, è un personaggio molto divertente e non mi aspettavo che 14 anni dopo gli Incredibili 2 ripropongano questo personaggio che si vede diventato un po' culto. È avuto molto successo perché fa ridere, insomma, vedere sta piccolina. Quando mi hanno proposto questo personaggio la prima volta, mi ha fatto vedere la foto, l'ho trovata bruttissima, e dunque non mi immaginavo di dar la voce a questa tipa lì. Poi mi sono molto divertita perché il bello del personaggio è questa attitudine, questo tono di voce, questa intonazione. Lei dà del darling a tutti, come nel mondo della moda. E dunque mi sono molto divertita a fare questo e spero che non aspetteranno 14 anni per fare il terzo. Non ci sarò. Grazie Amanda.